Ed ecco che il fischio arbitrale dà il via al match. Rimessa per il VIP che torna in attacco con un buon passaggio profondo che realizza subito la prima rete a pochissimi minuti dall'inizio del match. Il VIP mette il naso avanti con una splendida collaborazione e si porta in vantaggio sull'1-0. Rivediamo il replay di come il perfetto passaggio sia arrivato dalla compagna. Ancora rimessa per giocatrici maglia bianca che sfiorano una rete. Il VIP sarebbe sceso in campo senza timore e con determinazione, ce lo sta proprio dimostrando. Occasione che sfugge al Falconara, ritorna in posizione centrale con una buona per collaborare con la compagna, sfugge sotto ai piedi di Ferrara, un pallone impreciso. Fernandez si vede sottrarre il pallone, pericolosissimo in questo momento il Falconara, ma ci pensa tra Ricottini a difendere la porta avversaria. Ma secondo l'ufficiale di campo nulla di irregolare, quindi gli occhi tornano su una Troiano velocissima che prova a servire un buon pallone alla compagna senza successo. Di nuovo controllo del pallone per il VIP con Kubasek. Vediamo che continua il gioco ad essere intenso, fiato che rimane sospeso come la palla sospesa. Tutti i tifosi sostenitori della squadra marchigiana avevano già immaginato la rete, ma possono ora esultare i veneti che applaudono e sostengono il VIP che si porta sullo 2-0. Gioiscono le ragazze anche se per la troppa gioia ed esultanza c'è stato un contatto forte e doloroso tra Vanessa e Fernandez. Troppa gioia è scoccata in un colpo di testa, in una testata tra le due giocatrici. 2-3 in attacco del VIP in svantaggio, quindi ritorna in difesa. Pericolosissimo e trova la soddisfazione personale. Una ottima collaborazione tra le due giocatrici di Mister Domenichetti. Ballardin serve un ottimo pallone a Elpidio. La serie di passaggi tipici del gioco di quest'oggi del Falconara, ma ben capito l'intenzione avversarie. Salvador che serve un pallone d'oro per la compagna, non trova la rete. Un buon passaggio per Cortés, ci ripensa il VIP, prende il controllo in 2-1. Palla un po' troppo lunga, passaggio per Praticò che prova a trovare la rete, era già pronta in scivolata Elpidio. E quindi Falconara può ritornare in attacco, si vede impreciso l'attacco di Ferreira. Passaggio profondo per Bernardelle che deve lottare contro Ferreira. Ferreira ancora in punta, si muovono bene le ragazze della formazione ospite di questa sera. Occasione che non si fanno scappare con precisione e delicatezza. Mette la palla in rete Ballardina, autrice della rete che porta a parità il Falconara. Precisamente Cortés abbia servito il pallone a Ballardin che segna. Cortés di nuovo per Elpidio che si trova chiusa da un raddoppio difensivo. Passaggio intercettato anche da Ferreira, la velocità e l'imprecisione ora aumentano e aumentano anche le reti per il Falconara ed è proprio autrice della terza rete questa sera la Ferrara Erika, che porta il Falconara a una rete di vantaggio dalle venete. Palla che torna in punta, si muove veloce il Falconara con Ballardin che realizza un'altra rete, porta sul 4-2 la propria formazione, doppietta per l'ex giocatrice del VIP. Il portiere Ricottini e il capitano Troiano. Palla che sfiora la quinta rete per il Falconara. Palla
di rimessa laterale per Ballardin, riparte il cronometro, ma finisce così. VIP 2, Falconara 4.